Oh mio Dio. Dove mi stanno portando? Cioè, sembra una casa gigantesca, ma dove mi stanno portando? No, c'è il muro. Mamma mia. No bueno, no bueno. No bueno, bueno. Ah! Ciao. No, non riesco ad aver paura. È un coniglio. Ragazzi, stavamo andando bene. Avevamo il clown psicopatico, le infermiere pazze, le scimmie malefiche. E ora mi dai Bugs Bunny. Cioè, ho capito, posso provarci se volete, ma non ci riesco. È l'animale meno pericoloso sulla Terra, il coniglio. Voglio dire, ragazzi, avranno pur battuto Napoleone, ma io sono la versione migliore. Ehi, hey, gente, questo io del Benso Canale con questo nuovo video. Riprende l'avventura con... Deception. Grazie, cara. Con Dare Deception, con la nuova puntata nella quale affronteremo Bugs Bunny. Tre pezzi mancanti. Vuoi un nuovo inizio? Una vita migliore? Posso dartelo. Questo ed altro. Amore mio, la mia vita migliore è solo con te. Maledetto. Dammi la vita promessa. Abbracciami. Guarda, neanche mi guarda negli occhi sta maledetta. Mi manda ad affrontare Bugs Bunny ed infermiere pazza e neanche mi guarda in faccia sta suina. Sono proprio un sottone, sono uno zerbino, ragazzi. Ha una telecamera e pensa di non poterti far passare. Per caso non sa che sono capace di renderti invisibile? O renderti piccolo quanto uno scarafaggio? O addirittura trasformartici in uno scarafaggio? Gliela faremo vedere. Ritorna all'altare dell'anello. Giusto avvertimento, questo potrebbe farti un pochino male. Quindi posso diventare invisibile? Ho capito, vediamo. Quindi in questa... cioè, so per antonomasia che nonostante avrò a che fare con un coniglio e ho dei conigli, sarà più difficile. Perché ogni capitolo susseguente era più difficile del precedente. Quindi questo, proprio per antonomasia, sarà più difficile. Però è un coniglio. Vediamo, riesco a diventare invisibile? Vanish per 15 secondi, cooldown di 28. Ho 6 punti abilità, cooldown 24. Quindi posso tecnicamente diventare invisibile a tempo indeterminato se lo porto al massimo. Però ho l'impressione che essere invisibili sia carino, ma non impedisce al coniglio mannaro di trovarmi. Non credo che gli impedisca di trovarmi. Non trovo la mia... oh cazzo, devo alt tabbare per per ritrovare il mio indicatore. Oh, ok. Devo alt tabbare, sto gioco sta buggato. Ah, è vero, poi il capitolo precedente era spaventosamente buggato. Chissà cosa troveremo in questo. Allora, devo diventare invisibile. Ok. Così. Cioè non ci sento niente, ma teoricamente questa invisibilità mi serve a qualcosa, oppure è semplicemente per evitare di essere ucciso dalle videocamere. Apparentemente le videocamere sono pericolose, devo ancora capire perché. Apocalisse delle mascotte, o della mascotte, beh, è pluritermine. Benvenuto a Joyland. Ho un brutto presentimento riguardo questo posto. Accelererei il passo se fossi in te. Appunto, non sei me, sei lì all'altare dell'anello a guardare me che soffro. Non molto magico, sembra Disneyland ma dopo un apocalisse zombie. Col filo spinato, tra l'altro, sì. Ah, fuochi d'artificio. Una bella accoglienza. Oddio, mi sa che non c'è solo il coniglio, mi sa che ci sarà polletto maledetto e maiale... maiale ciccetto. Quindi avremo alette di pollo e salsiccia per questa sera. Ah, posso diventare invisibile attraverso... no. Troppo facile. Poi ci entro là dentro, raga. Di là devo andare? Credo di sì. Joyland. Sì, è palesemente Disneyland, ma... credo che sia Disneyland dell'horror. Disneyland della paura. Smile, you are on camera. Più laser e un'altra videocamera. Io sono curioso, voglio sapere che cosa succede se mi faccio beccare dalle videocamere. Cioè, posso farlo adesso per avere, diciamo, la risposta, ma credo che lo scoprirò anche senza, prima o poi. Laser. Mi sa che questi sono dei sistemi di sicurezza e attivano questi laser qui davanti a me. Se mi spottano. Oh, Dio mio!
Ehi là, amico! Io sono Rabbit, Lucky Rabbit, la Rabbit il coniglio. E questa è Penny la gallina. Io sono Penny la gallina. Faremo il Joy Joy gioco. Sei pronto a diventare uno dei gioiosi? No. No. Va bene, affare fatto. Vedi? Vedere questi nuovi visitatori ci riempie il cuore di gioia. E ora canteremo la nostra canzone della gioia. Cos'hai da nascondere, coniglio pollo? Maria. Usciti da amici questi. Come vincitori, ovviamente. Si vede. La loro abilità e la loro tecnica. Sì! È stato divertente, vero? Ora puoi entrare nel nostro castello della gioia. Spero che ti divertirai a gioia. Ci vediamo, amico. Sembrava un padre abusivo, molto violento. Va bene, salvando i progressi. Ok, credo di non dovermi far vedere da quella telecamera. Non so perché. Aspetta. Oh, cos'è stato? Madonna mia. Ah, da. Cos'è stato? Penny ti stunnerà? Le uova di Penny ti stunneranno. Ma c'era una bomba dietro di me. Perché? Perché è comparsa una bomba dietro di me? Non ha senso. Oh! Gli allerta. Coccodè! Cosa? No! No, coniglio! No! Siamo amici! Pace, fratello! Corri, ragazzo! Corri! No! Ora improvvisamente paura! Oh, sono invisibile! Ta-ta-ta-ta-ta! Sono invisibile, fratello! Non puoi sapere... Oh, Gesù... Hai capito? È una cosa fighissima, hai capito? Stanno pattugliando la zona. È simpaticissima come cosa, raga. No, niente gioia, grazie. Sto bene così, sorella Polletta. No, non mi vedi? No. Corri. Invisibile? No, non sai dove sono. Coglione! Sono invisibile! Sarebbe stato bello se mi avrebbe preso, eh. Speravi mi prendesse, brutto bastardo. Speravi. Alla faccia tua, maledetto. Ha paura, eh. Oh! Can't even mock you, it's too easy. Ucciso da un furry, non posso neanche prenderti in giro. Troppo facile. È una vergogna, mi ha detto, letteralmente. Ah, vediamo. Beh, ma voi credete sia facile, ma non è così facile, scusatemi, eh. Sempre lì a bullizzarmi da dietro lo schermo che... Credo che tu sia fortunato. Voglio solo darti un po' di gioia. Ma stanno atterrando sopra di me. Guarda, mi lanciano le bombe addosso, sti maledetti. Oddio! Mi lanciano le bombe, sti maledetti. Sono dei bombardieri d'elite. No, ho dimenticato un coso. Ma stanno spawnando! Ah, posso passarti accanto? Oddio! Non so più le abilità utilizzare, ragazzi! Non ho più niente da mettere in tavola, maledizione! Pace, fratello!
Ok. Non ci sto capendo più un cacchio, eh. Sarò onesto. Non sto capendo più niente. Vediamo. Cosa? Come fai a vedermi, Frank? Colletto bulletto. Oddio. Ehi. Rabbit. No, 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 no. Non hai visto niente. Oddio, sei stunnata. Brava, sorella. Brava, lo apprezzo molto. Oh, madonna mia. Forse è meglio diventare un po' invisibile, eh. No, sono invisibili. Sono invisibile. Invisibilissimo. Non puoi sapere dove mi trovo. Invisibilmente invisibile. Alla bella, 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 fra. No, non ne ho ritirata una, maledizione. Oddio. Oh, credo che non avrei dovuto farlo, eh. Vediamo, forse posso terrorizzarli. Credo di poterli terrorizzare. Ok. Oh, Dio mio! Questo è stato spaventoso, eh. Sarò onesto. Questo è stato spaventoso. Ok, ok. Il paese della gioia è, diciamo che... sicuramente per i proprietari è un posto gioioso. Per i visitatori un po' meno. Oh, Gesù! No, 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 no. No, 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 no. Mi sembra un po' di panico. Non è vero? Non è vero, polletto bulletto? Ok? Vai via alla stanza della sicurezza. Sono spariti? Mi stanno ancora cercando, sti maledetti. Posso andare senza morire? Posso? O devo preoccuparmi? Che altro è difficile scrollare tra le varie abilità, eh? Io ormai sto premendo un po' a cazzo. Quello che mi capita lo utilizzo. E penso che ve ne siate accorti. Quello che capita va utilizzato. Poi. Sarebbe ora di cambiare quella lampadina, non credete? Ah, che infarto. Ah, ma c'era questo. A che cacchio devo andare? Cioè, io ho visto questa roba gialla sul radar, penso di dover andare di qua. Mi sono dimenticato che è il potenziamento, praticamente. E stunna i nemici. Beh, è piuttosto facile come inizio, dai. So che diventerà molto più difficile, ne sono sicuro. Ma mi chiedo se siano dei conigli veri e propri, cioè un coniglio vero e proprio, un pollo vero e proprio, oppure siano solo dei psicopatici travestiti. Opto per la seconda. Opto per la seconda. Sono quasi convinto che sia la seconda. Aspetta. No. Però doverla utilizzare. Madonna. Nota! Ciao! Sai perché mi chiamano fortunato? Perché non perdo mai. Ma vedo che anche tu sei molto fortunato. Vediamo quanto fortunato sei adesso. Oh, 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 oh. Ah, 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 ah. Oddio, ma sono in tre. Ma che cacchio volete? Oddio, ma sono un miliardo! Raga, ma sono un miliardo! Sono tipo 14. Non è uno solo! È un'armata! What? Esci! Ciao, bellissimi! Ci vediamo! Dio mio! Pensavo fosse uno solo, un pollo, un coniglio e un maialino. Maiale non l'abbiamo ancora incontrato. Invece no! Così spaventoso. Posso entrare? Posso entrare? Sei sicuro? Oh, sì. Sto solo aspettando l'ascensore. Ok. Posso entrare prima che si apra quel cancello e mi mangino quei conigli? Pensavo di avere almeno, diciamo, lo svantaggio numerico di 3 a 1. Invece no, siamo... Chi? Benny. Benny sarà... felice di sentire questo. Sai quando ti ho detto che avevo un brutto presentimento? Ora ho un presentimento ancora più brutto. Ma sai, sto scendendo nella loro base operativa, sottoterra. Chissà come mai hai il brutto presentimento. Forse perché è una cosa che non dovrei fare. Maledetto. Ma poi ste anime, che cazzo ci fanno qua sottoterra in Joyland? Ma voglio dire... dovrebbe essere paradiso, ma è una fregatura, non c'è niente di joy joy. 170, dai, non sono così tanti pezzi. Disse. Disse. Disse colui. Colui che non sapeva che cosa voleva dalla vita. Aspetta. Grazie. Ho un po' barato.
Ok. Sistema offline. Accesso a livello 3 bloccato. Per favore riaccendere l'elettricità nella zona 2. Una specie di zona di controllo. Tutto è offline però. Questa è la zona 2, sorella. Dai. Oddio, stronzate. Mi saluti di nuovo. Hi. Hi. Sono hungry, affamato. Oh, costolette sono la mia gioia. Non posso stare qui per sempre. Vieni più vicino. E quello? Sono costolette? Sembri delizioso. Mi dispiace se ti metto un po' di salsa barbecue addosso? Ho la mia stessa ricetta. Dove stai andando? Ci sono anime lì. Ah, finalmente mi compaiono Ah, male che un maiale anche. Beh, almeno non dovrei avere a che fare con quest'altro. Io ho dovuto avere a che fare con quello tutta la mia vita. Credo si stia riferendo a suo marito. Maialino non è se stesso quando è affamato. Perde un po' il controllo. Va un po' pazzo. Ma non siamo tutti un pochino pazzi? Non lo so. È un mondo molto pazzo. Sì, tu sei pazzo. Diciamo. Ok. Andiamo dall'altra parte. No, fai bene che non si avvicini troppo a te, va? Immaginavo, sai? Tutti gli altri capitoli crepavo quando si avvicinava un po' troppo a me. Oddio mio. No, madonna mia. No. 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 Non sai dove sono? Sono invisibile. Credo che comunque se mi tocca sarà l'ultimo tocco che sentirò sulla mia cara amata pelle. Maialino. Porchi piggo. Porchi piggus. Super piggo. Ma nessuno ti ha chiamato grasso. Vedi che sono i sensi di colpa a parlare, Frank. Oddio! Cos'è stato? No, 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 nessuno mi ha visto. Madonna mia, che infarto che mi hai fatto venire. Perché è esploso il muro? No, no, no! Cosa sta succedendo? Perché i muri esplodono, ragazzi? Ma io... Ah, oddio! No, ma perché mi vede? Ma sente il mio odore? Sente il mio odore, sto coso! Ma di voi sono spaventato! No! Costoletta? Ti mangerò! Ma no, 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 no! No, no, no! Pace, fratello! Lo so che hai fame! Dio mio! Dov'è? Ah, da, 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 da! Pace, fratello! Pace, bro! Ma ce ne sono di più, ce ne sono di più, ce ne sono di più! Ah, nemici rivelati? Quale gioia? Quale utilità? Ma credo che i nemici mi compaiono comunque così. Ah, cazzo! Ah, cazzo! Lo sapevo! Lo sapevo! Ah! Ok, il maiale mi fa paura. Oddio mio! No, mi ha spawnato in culo, mi ha spawnato, maledizione! Corri! Corri, apriti! Chiuditi! Sedaneizzati! Baciami il puripumpitus! Maialino! Ma sei ciccione, sei lento! Io ti voglio bene, eh! Non faccio body shaming, ma forse ti dovresti mettere a dieta! Lo dico per il tuo bene! Perché in fondo... Ci tengo! Oddio! È pazzo questo! Avete visto sto stronzo quanto è veloce? Diventiamo invisibile, va che è meglio! Senti la gioia? No. Minimamente. Io voglio solo mangiare. Oddio, salve. Ah, ma non corre a loro. Madonna mia. Madonna mia. Di là. Ma è così veloce il coniglio? Così veloce? Cosa? No, li ho spaventati, maledizione. Solo raccogliere quelle maledette costolette. No, c'è il muro. Mamma mia. No bueno, no bueno. No bueno, bueno. Ah! Fanculo. Sono 16 pezzi, dai. Sono 16 pezzi. Sono 16 pezzi. Solo 16 pezzi.
Oddio mio! Ah, l'ho stunnato! Mi sono appena ripreso! Abbi pietà, maialone! A parte la claustrofobia, c'è anche sto stronzo che sfonda tutti i muri. Stai zitta, tu. Vedi di aiutarmi. Cosa vuoi dire ste cafonate? Vaffanculo. Maledetto maiale suino. Cosa? Non l'ho raccolto, oddio mio. Di te. No, in realtà non è di te, è del tuo amico maialozzo. È veramente spaventoso. Maialozzo! Oddio mio! Mamma mia! Non hai molto spazio per rispondere. Se arriva, arriva, eh. Mi deve... Oddio! Almeno... Ah, se muori, chi è che mangerà la tua... questa bellissima pizza? Non mi dire. Stavolta non ho sfondato il muro, bastardo. Cioè, perlomeno rimanessero i muri sfondati, no? Ma neanche. Si resetta tutto. Questi maledetti. No, non apprezzo per niente la vostra gioia. Sarò onesto. Non vi mentirò dicendovi che no, non apprezzo per niente la vostra gioia. Si è fermato? Oddio. Cosa sono quelli? Oddio. Mi hanno visto? Però non è successo niente. Posso contare sul fatto che nessuno mi mangerà nei prossimi 20 metri verso la mia... verso il prossimo checkpoint. Sento del movimento. Vado, eh. Non mi mangiate, ragazzi. Ma vai a cacare tu. Stupido allarme. Sento... ah, ma sono trappole. Non l'avevo neanche visto prima. Sarò onesto. Ero troppo impegnato a controllare il mio battito cardiaco per non morire, diciamo così. Ah, è la corrente elettrica. Oh, c'è qualcosa dietro di me, vero? Ah, amico mio. Perché sta premendo quel bottone? Oh! No, diventeranno versione potenziata e arrabbiatissima. Sono degli androidi questi. Oh sì, diventeranno molto più cattivi. No, no, non so. Senti ancora la gioia? Che ne dici di così? No, 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 sono più arrabbiati, fidatevi. Usciranno più arrabbiati di prima. No, 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 non ci cascate. Fidatevi di me. Saranno ultra arrabbiati dopo. E sarà tutta colpa mia. Non me la perdoneranno mai questa cosa. Non l'hanno per niente presa bene. Saranno tipo una versione ultra gigante. Invece di sfondare un muro ne sfonderà due, maialozzo. Il coniglio sarà ultra veloce. Il pollo lancerà le uova bomba super gigantesche. Mamma mia. Accesso alla zona 3 garantito. Oh, buono. Tutto funziona adesso. Com'è? Comodo. L'hai sentita? Vai alla zona 3. Bene, andiamo alla zona 3. E tu di nuovo. Ti ripeto, non è che stai venendo qua a darmi una mano, a correre insieme a me. Sai, magari io faccio tre esca e tu raccogli i frammenti. No, no, no. Fai tutto da solo. E poi mi percula pure se crepo. Ottimo lavoro, eh. 150 pezzi, ma vi dico io. Quegli androidi saranno ultra livellati. Un po' come su Five Nights at Freddy's. Più li distruggi, più sono forti. In più sono numerosi. Una zona di lavorazione. Guarda, guarda, ne stanno costruendo in quantità industriali. Aia. No, grazie. No, grazie. Penso che quella Penny non veda l'ora di abbracciarmi. Accesso. Ah, è intruso. Intruso, come dire, rilevato. Andiamo a intercettare la gang Joy Joy. Ah, però. Messaggi subliminali proprio. Ben nascosti. Ma... grazie. Di che stai parlando?
Che ha detto questa? Devo tirare le leve? Oddio, mi sa... Oh sì, mi sa che qui dovrò tirare delle leve. Qui ci sarà... Qui ci sarà la boss fight. Qui ci sarà la boss fight perché vedete ci sono tutte le leve da tirare. Mentre sarò inseguito da tutti questi Joy Joy amici. Ci sono tutte le leve da tirare. Ok. Oh, amico mio! Piccolo stronzetto! Guarda cosa hai fatto alla mia faccia! Mi hai fatto diventare brutta! Chi è che giocherà con me adesso? È un'altra trappola? Corri! Corri! Corri, sono invisibile, Frank. Non potete farmi niente. Mio Dio. In tre in, questa zona claustrofobica. Tu mi prendi per il culo, Frank. In tre in questa zona claustrofobica è pazzesco. Pazzesco. Ok, ci vuole pazienza, per carità. Magari devo aspettare solo che si ricaricano le mie abilità. Maledetto bastardo. Guarda, tutti e tre mi aspettavano lì, eh. Oh, cazzarola. Ancora che mi cercano. Rallenta. Fa ridere. Il maiale fa ridere. È spaventoso, ma fa molto ridere. Lo voglio spaccare. No, sono ancora invisibile, ma questo mi rileva. Però, me ne sono dimenticato. Non riesco a trovare sta cazzo di calamita di merda. Maledetta. No, no, il maiale fa veramente ridere. Questo capitolo è molto simpatico. Anche quello di prima era molto simpatico, per carità. Ma questo fa veramente ridere. Molto, molto carino. Spaventoso, ma molto cute. Se capite cosa intendo dire, no? Ok, ce l'abbiamo quasi fatta, eh. Un buon punto. È andata, no? Oh, oh, è Malak, è Malak! Malak maledetto! Dov'è? No, 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 questo mi vuole altro che mangiare. Dobbiamo andare, dobbiamo andare, dobbiamo andare. Oh, maledizione. E dove vado adesso? C'era qualcosa da raccogliere. Non so cosa fosse. È lì, è lì. Dove devo andare, Frank? Eccolo là. Io solo che non attraversa i muri, se no sono fregato. Non sono fregato. E che cavolo raggiungo sto coso? Oddio mio, si è arrabbiato. Non è per niente felice. Ah, qua devo andare. Potevi dirmelo prima? Maledizione. Credo che sappia dove mi trovo, a prescindere. Credo. Ah, devo attivare tutti i bottoni mentre lui mi insegue. Ho capito, ho capito. Ora è chiaro. Ma quello è un nemico? Riesco a capire se sia un nemico o meno. Credo che sia invece quello che mi rileva i nemici. Maledizione, se mi sto cagando addosso. Credo che gli animatroni lì siano scomparsi, eh. Ma non ne sono così convinto. Cioè, credo che ricompariranno. Oh, oh, eccolo là! Oh, sì! Godo! Devo raccoglierlo? No? Godo! È bello! A pezzi maledetti! Ma ce ne saranno altri 300. Avete visto che questa è una fabbrica? Non così veloce! Don't celebrate just yet. Non celebrare adesso! Dopotutto, devi ancora vedere la loro forma finale! Una versione migliorata di loro! Salvage mode activated. Modalità di recupero attivata. Progetto uccidi gioia iniziato. Costruendo. Oh mio Dio. Una chimera maialozza pollastrella conigliotta. Guarda che c'è le costoline. Mangiati le maiale, maiale. Le costoline. Oh madonna mia. Non voglio altre costolette con questo corpo. No, è molto simpatico questo capitolo. Il fatto che litighino tra loro così. Assaggiamo le sue costolette anche. Prova a distruggerlo ancora. Pupi. Credi che funzionerà due volte adesso?
No, apparentemente no. C'è dei raggi sciogli metallo. Non farmi ridere. Non ha funzionato? Questa cosa è invincibile. Uccidilo! Ah, scusami! Questo cosa serve? Ah, sono caduto! Cazzo! Pensavo ci fosse un muro invisibile. Maledizione. Pensavo ci fosse un muro invisibile, cacchio. Non... Sì, sì, sì. F. Oh, bravo. Cosa? Ho schivato! Cosa? Devo premere tipo 40 volte? Non fare avvicinare quella roba a te. Raga. Raga. Oddio. È saltato su di me e mi ha spinto via. Mi prendi per il culo? Qui mi servirà la velocità del teletrasporto. Qui mi servirà la velocità del teletrasporto. Aspetta. Posso diventare invisibile? Apparentemente no. Cosa? Mi ha lanciato un uovo! No! Come faccio? Cerca un modo di bloccare quella roba. Ma ci sto provando, ma se lui non mi impedisce di attivare... Non puoi scappare per sé... Oh, eccolo qua. Ah, funziona, ok. Il panico funziona. Non pensavo. Non pensavo. Ok. Cosa? Ah, Dio mio, mi ha spaventato a morte. If you're dead, who's going to eat all this terrible pizza? Figlio di troia. Ah. Vai, 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 vai. Vabbè, devo solo correre e schivare. Schivare la sua roba. Ok, ottimo lavoro. Bello, piaciuto. Oh, via. Dai. Ah, ho schivato. Sei un maledetto, sei. Ah, ho schivato. Che suino. Vai. Come? Magari col tuo aiuto, se hai voglia. Non so, di muovere il tuo culone. Bello. Guarda che non posso diventare invisibile. Oh cacchiarola. Oh cacchiarola. Non credo di avere... Ah, ok, ce l'ho. Aspetta. Ottimo. Ah, dai cacchio. Ok. Hoppity hop. Dici bene. Dici bene, Frank. Quella madonna. Bello. Bello il tuo attacco, mi è piaciuto molto. Dove salterai? Credi che sia coglione? Bel tentativo. Ok. Dai, cacchiarola. Ok, ancora uno. Hoppity hoppity hop. Dici bene. No. 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 Ok. Poi salterà. Bravo ragazzo. Bravo ragazzo mio. La chimera rincoglionita. In tre non fate un cervello, ragazzi. In tre non fate un cervello. E ora? Che ho acceso tutti e tre. Ah, devo premere quel bottone lì. Ci sono. Ci sono. Devo premere questo bottone qua. No. Ah! Bel tentativo. Bene così. Cos'è? Cosa fa questa roba? Cosa fa questa roba? Oh oh. Oh oh. Oh, andata! Non pensavo. Non c'è modo di uscire da qui. Non è finito. Oh mio Dio. Distruggi. Oh cazzarola. Questo non ha paura, eh. Questo non ha paura di niente. Questo non ha paura di niente. Ho 5 minuti per levarmi. Ok. Non devi dirmelo due volte. Non devi dirmelo due volte, Frank.
Mamma mia. Non è così veloce, però fa paura. L'aura che crea, l'aura che emana, fa paura. Va bene? Ok, andiamo. Ho come l'impressione che possa attraversare i muri, però apparentemente no. Sembra un fantasma, ma non attraversa i muri. Muri, per fortuna. Per fortuna. Dai, non è ancora finita, eh. Abbiamo ancora due livelli da attraversare per tornare su. Vedete, mi seguiranno tipo 300 di questi cosi. Voglio dire, è una fabbrica. Dov'è la fregatura? Dammi qua l'anello. E ora ce ne andiamo? No, scenetta. Abbiamo aumentato il tempo. Security lockdown per aver raccolto l'anello. Sei rinchiuso là dentro. Oddio, arriva di nuovo lui. Ma non era bruciato, è lui per forza, lo sapevo. Nessuno può vincere contro di me. Nessuno. Oh, madonna mia. Dove vinco? Devi sopravvivere finché le porte non si aprono. Grazie. Grazie, sorella. Sei buggato? Sei buggato? Oh no, non sei buggato. Sembrava buggato. Era un inganno della cadrega. Ok. Oddio! Cosa? Ma mangiatelo tu l'uovo! Maledetta! Dove va? Dove vai? Hoppiti, hoppiti, hoppiti! Fuck! No! Bastardo, stai cercando di friggermi? Meglio non fidarsi di quell'attacco. Che cosa devo combinare, raga? Devo aspettare veramente che si aprano le porte? No! Oddio! Mamma mia. È un po' distratto, Frank. Ok. È ancora chiuso. Dici bene. No, 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 no. Bravo, ragazzo. No, non mi prenderai mai, lo sai, vero? Buggato di nuovo. Maledetto. Raga, ma devo premere un tasto? Non sembra. Cioè, non credo di dover premere niente. Buggato di nuovo. No, no, no. Ma mi puoi spawnare addosso? Maledetto. Devo veramente sopravvivere 5 minuti? Madonna mia. Non vorrei dover premere un tasto qualcosa, no? Non sembra esserci niente. Non sembra esserci niente da premere. Oddio mio. Oh! Maledetto. Carino, bell'attacco, piaciuto, poco gradito, ma piaciuto. Oh, è aperto! Vado, 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 non devi dirmelo tre volte! Forse quattro! Vado, 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 vai, 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 sì! Non è finita! Ho il cuore che mi pulsa ancora per lo spavento contro Piggy Boy. Il secondo è stato brutale. Il primo mi ha fatto venire un infarto, il secondo l'arresto cardiaco. Via, via. No, 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 no. Via, 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 via. Oh. Banda di coglioni. Oh. Questo è karma. No, questo è karma. Non puoi andartene senza dire addio. Dinner time, ora della cena. Ora della cena. Cosa? Too bad. I'm not done with you yet. Troppo tardi, non ho finito con te. Mi stanno saccagnando di botte. Sembra un giro in centro Torino. Ora basta, lui è mio. Questo è un bel modo di andarsene. Guardati qui adesso. Ti ho detto che non ce l'avresti fatta. È tutto tuo, capo. Scusa per il casino. Ti è andata proprio bene. È diventato visibile. Riesco a vederlo. Ottimo lavoro. Guarda come sei caduto. È mortale. Ti ho detto che ti avrei preso. Non ho utilizzo per te. Mi mostrerai tutto, che tu lo voglia o meno. Maledizione, allora una finta schermata di morte. Mamma mia, ero convinto di scappare. Volevo fare tipo...
Volevo fermarmi lì a salutarli. Mi è saltato il coso davanti. Questo è karma. Sono ancora vivo? Dove mi trovo? Ora possiamo conoscerci l'un l'altro un po' meglio. Vediamo quali orrori si nascondono dentro quel tuo cervellino. Che ne dici? Orrori? Lui non può intendere. Molto meglio. Entrerò a prendere Beers durante questo processo. Non ti dispiace, vero? Vediamo quali segreti si nascondono dentro i recessi più meandri più oscuri della tua memoria. Non hai paura del buio, vero? No, minimamente. Oh, devo farlo io? Oh sì, devo andare a raccogliere quella roba, siamo sicuri? Vado. Oh! Sembrava una pillola, cos'era? Sembrava la pillola che mi lanciava l'infermiera durante il capitolo precedente. Finita? Ah no, devo fare qualcosa? Ah no, ah, devo fare qualcosa io. Sto camminando nel buio. Continua ad andare. Non l'abbiamo ancora finito. Arriva uno spavento, Preparatevi, tanto arriva uno spavento. Solo un altro po'. No. Non può essere. Una cosa familiare, che carino. Chi era quella piccola ragazzina? Tua figlia? Interessante, quanto interessante. Non la figlia che volevi, tuttavia. Una difettosa, danneggiata. La stessa cosa di sua madre. Mi sto stufando di tutti i suoi, di tutte le scenate in pubblico. Perché devo sempre farlo io al lavoro? Perché non lo fai tu? Avere a che fare con lei? Perché parli così con lei? È tua figlia, brutto stronzo. Non spendi neanche un po' di tempo con lei. Tutte le sue disabilità ha bisogno di suo padre. Non riesci neanche a capirlo. Sappiamo tutte e due che l'hanno presa da te. Tu sei un casino bipolare e l'hai passato al nostro figlio. Sei felice? Se non avessi saputo quanto fossi fottuta di mente, non mi sarei mai messa con te. Eccoci qua di nuovo. Eh sì, questo è tutto quello che sai dire. Sì, lo so che cosa pensi di me. Mi dispiace averti rovinato la vita. Tutto ciò che hai bisogno sono i tuoi soldi e le tue segretarie, vero? Cosa c'è di male che non va in te? Perché non puoi essere normale? Tu pretendi che neanche esistiamo. Anche se mi odi adesso, Tammy ha bisogno di te. E tutto ciò di cui ti importa è il tuo stupido lavoro. Tammy potrebbe morire e non te accorgeresti neanche. Che razza di uomo sei? Tutto quello che so che succhi la gioia. Ti succhi la gioia dalla mia vita. Sono stanco. Non ho bisogno della tua spazzatura ogni giorno. Tu vuoi solo sentire che non c'è niente di sbagliato con te ed è tutta colpa mia. Come vi dicevo, quando c'era il capitolo della papera? Loro hanno veramente distrutto la gioia nella tua vita, vero? Deve essere stato un peso terribile per te. Tammy, la bambina sentiva tutti i discorsi. Mi dispiace non averti mai potuto amare in maniera incondizionata. Mi dispiace che quelle fossero le ultime parole che tu abbia sentito. Da provenire da me. Vi dicevo, quando avevamo fatto il capitolo della papera e parlavo di una papera difettosa, avevamo trovato un file, un archivio che ci parlava. Ah, devo seguire le pillole. Non riesco ad andare, c'è un muro invisibile. Che ci parlava di, per l'appunto, di questa roba qua. Ah, devo seguire le pillole. C'era per l'appunto un capitolo. Non riesco ad andare di là. So di dover andare di là, ma non riesco. Andrò in quella porta? Non riesco ad entrare qua. Oh, madonna mia. Non riesco ad andare di là, raga. What the fuck? Non dirmi che si è buggato di nuovo, eh. Di qua non posso andare, di qua non posso andare, che c'è un muro invisibile. Di qua non posso andare. C'è un muro invisibile. No, di qua posso andare. No. Sì. Quindi non eri il miglior padre. Non è un grande segreto. Queste sono piccole patate. Dov'è la vera carne? Cosa ha combinato di peggio di questo? Di abbandonare la sua famiglia perché era troppo egocentrico. Cioè, voglio dire, puoi odiare tua moglie, per carità. Gli errori si fanno nella vita nel scegliere la persona sbagliata. Però tuo figlio, il sangue del tuo sangue, non lo puoi odiare. Cioè, sei proprio una merda, sei.
When are you going to deal with your wife? Oddio, quando avrei a che fare con tua moglie? Ti ho detto che me ne prenderò cura. Lei è un idiota. La toglierò fuori dalla nostra vita. Devi solo fidarti di me. Non fare niente di stupido. Tua figlia mi odierà, vero? Sarà molto strano. Lei deve veramente vivere con noi? Tammy non è il problema. Sì, è un bambino un po' fuori di testa, ma non si metterà in mezzo a noi due. È a quell'età dove non piace neanche sua madre. Quindi, non prenderà nessuna parte. Spero tu abbia ragione, ma spero che tu prenda la tua decisione. Ricordati che hai preso una promessa. Oh sì? Che ne dici di quella macchina, come ti ho promesso, eh? Quindi, incontrerò questa notte. Liz pensa che uscirò per qualche giorno fuori città. Va bene. Monkey business! Ma non aspettarti qualche stranezza negli hotel dopo. Finché la morte non ci separi. Così con i nostri... Così con i matrimoni. Non posso dirti di odiarti. Non c'è niente di male nel godersi la vita ogni tanto. Questo non sono... Non è chi sono io. Lui sta leggendo le mie memorie. Oh, devo scappare prima che scopra... troppo. Prima che scopra troppo. Madonna mia. Cioè, era una persona di merda il nostro protagonista. Però sì, per carità, alla fine si è pentito. E comunque tutto sto casino lo stiamo facendo per redimerci, per, suppongo, ritornare in vita, tornare indietro nel tempo e impedire che combiniamo le nostre cazzate. Però che cosa vi sto dicendo? Che tutto questo, ma anche i business, che era il primo capitolo nell'hotel, vi ricordate, con le scimmiette, la papa era difettosa, c'era la figlia, che era difettosa, infatti tutte le papere erano un po' rotte, e così via. Sono memorie della sua testa, quindi perché ritengo che questa non sia un'esperienza reale, non esista veramente Malak, Beers e così via? Perché secondo me è semplicemente un purgatorio dentro la sua testa, un suo test finale per valutare... Il suo purgatorio per valutare se può tornare in vita o meno e riprendere il controllo delle sue azioni prima che combini la cagata. Quindi secondo me è tutto basato su quello che ha fatto lui nella vita. E Monkey Business me l'ha appena confermato. Tutti i capitoli che abbiamo vissuto finora, Joy Land, infatti il mondo della gioia, ti hanno succhiato la gioia fuori dalla tua vita. Tutte queste cose sono legate. No, mi ha già scoperto. Ah, ora ci stiamo riscaldando. Doug Hauser. Quanto sei patetico. Ti chiamo Doug Hauser. Quindi, questo è il tuo aspetto. Un po' strano. La tua anima sembra così giovane. E così come ti vedi dentro? Deve essere il narcisismo. Un bel rituale di sangue. Hai cercato online? Un atto di disperazione. Cos'è che ti ha motivato a farlo? È stato il cancro? O qualcos'altro, qualcosa di molto più doloroso, forse. Dimmi, Doug, cos'è che sta mangiando la tua anima? Perché sei così pieno di rimpianti? Fammi vedere. Oddio, madonna mia! Basta, esci! Lasciami andare! Oh, eccolo! Andiamo ancora più in profondità e guardiamo! Non in quel posto, per favore, non in quel posto. C'era l'episodio dell'ospedale, infatti. Ora, ecco qua. Allora mi piace. No, non portarmi qui. Non scappare, Doug. Avvicinati. Mi sono buttato da un ponte? Mi sa di sì. Mi sa che mi sono buttato da un ponte. Non puoi scappare dai tuoi demoni. Questo è vero. Perché vi ripeto, e ve lo ripeterò in ogni video, forse non in ogni video, ma per tutto, per tutte le volte che uscirà fuori il discorso. Potrebbe... Cosa c'è lì nell'acqua, Doug? Una macchina? Sono loro? E questa è la tua famiglia? Com'è tragico. Ma perché ti sentiresti in colpa per questo? Li odiavi, vero? Gli accidenti capitano. Non puoi odiare te stesso per questo. No. Com'è tragico. A meno che non fosse veramente un incidente. Hai qualcosa a che fare con questo, Doug? Che cosa hai combinato?
Perché vi ripeto, il piacere temporaneo potrebbe sembrare una grande cosa in sul momento, ma nel lungo termine avrai sempre, parlo anche per me, per chiunque, avremo sempre a che fare con i nostri sensi di colpa. Sempre. 60 anni, 50 anni, 40 anni, 20 anni, per chi arriva per qualcuno arriva prima, per qualcun altro arriva dopo. Ma sempre. Sotto la media, sotto ogni aspetto, deve essere stato molto un imbarazzo chiamare questa creatura tua figlia. Dopotutto, un uomo così grande meritava, come te, meritava qualcosa di migliore. No? Mi sbaglio? Che cosa ne pensi, Tammy? Ai ai ai. Non dirmi che c'è anche l'anima di Tammy qua. Oddio. Tu hai fatto questo. Tammy. Non volevo questo. Hai sabotato la macchina. Non sapevo che avrebbe guidato con te dentro. No, ti prego, non ti prego. Sei la mia, sei il mio pupazzo adesso. E io ho un lavoro per te. Solo un piccolo regalo per Pierce. Vai e buttalo dentro. È ora per Pierce di pagare il suo debito. Ma hai detto che l'avrei potuto mangiare. Ma tu hai sempre fame? Portalo fuori di qua. Ah, va bene. Neanche un morso. Che spreco. Buonanotte, piccolo principe. Dolce principe. Ciao ciao Squishy. Beh, il re e il capo dice che devi andare, quindi vai! E mi ha lanciato fuori. Aia! No, no, è stato, diciamo, un epilogo del capitolo molto, molto, molto triste. Che mi ha confermato quello che credevo fin dall'inizio, che lui odiasse sua figlia, vi ricordate nel capitolo della papera, ho già ipotizzato che si parlasse di sua figlia. Quindi il nostro personaggio si chiama Doug Hauser. L'ho visto in faccia e boh, cioè, sembrava più che altro un NPC così fatto a caso, non aveva neanche i capelli né niente, però apparentemente ha fatto un rituale sul suo letto di morte, credo che abbia fatto diciamo, il passo finale di eutanasia dove l'ha fatta finita e adesso stiamo vivendo in questo purgatorio dove praticamente abbiamo fatto un patto col diavolo di salvarci e tornare indietro se ce la faremo a completare le sue prove. Molto interessante, molto interessante. Eh sì, immaginavo. Eccoti! Cos'è successo? Che cosa ti ha fatto? Come sei scappato? Sei un po' strano, ma sei ancora vivo. E se hai ancora il tuo pezzo di anello. Che sollievo. Credevo che tu fossi andato via per sempre. E questo avrebbe fatto tutto questo casino per niente. Le anime capaci sono un po' difficili da trovare, dopo tutto. Non vorrei perdere il mio tempo a cercarne un altro. Sì, questo era un complimento. Ma non gonfiarti la testa, non montarti la testa. Ok. Quindi lei non sospetta niente, ma io sospetto che comunque il pezzo di anello che magari ci hanno dato... Ora di sentirti un po' strano per te stesso. Prossimo incubo ti aspetta. Il tempo sta finendo. Perché vedo questo capitolo? Eh sì, immaginavo. Ha sfondato la porta, vero? Che cosa? Cosa sta succedendo? Che cosa hai fatto? Il pezzo di anello che ci ha dato era un anello finto. Mi sono mancato, Beers. Idiota! L'hai portato qui? Sai che cosa hai combinato? Non essere così pesante e cattiva con il ragazzo. Ho giocato con la sua mente, ma lui ha resistito, ha provato a resistere. Ma non c'è niente che può fare contro i miei poteri. Se Six, posso finirti qui e prendere i pezzi dei miei anelli? Dopo. E questo folle non mi serve per niente. Ah, come ingenua. Perfino adesso pensi di avere una possibilità. Tu pensi di prendere la mia anima, Malak. Ma sono così debole come ero una volta. Tu mi apparteni, Beers, e niente cambierà questo. Cosa fa? Oddio, è veramente più forte di lui. Però è solo un'apparenza iniziale. Adesso la sfonda. È solo un'apparenza iniziale, fidatevi.
Adesso la sfonda. O arrivano i soldatini e aiutano Malak a vincere, oppure lui mostra che è più forte. Stava solo fingendo. No, funzionerà. No, finge. Come ci si sente, demone, di essere battuta? Dave, pensi di essere così intelligente? Guardala, che stupida, sei vicino. Battuta da un semplice mortale. Pensare che ero così stupida da temere te. Questo potere è ancora più grande di quanto immaginassi. Vedete che finge. E cosa ridi? Oh! What trickery is this? Che trucchetto è questo? Qual è il problema, Beers? Non perdere la tua confidenza così in fretta. Non importa quanti cloni farai, li distruggerò tutti. Sono troppo forte per te. Ti ho già battuto. Oh oh. Mi sa che la frega qua. Già, sei già demoralizzata. Non importa quante meme porti. Ho già vinto, invece no. Sei già demoralizzata. Oh, un'altra cosa. Ti ricordi cosa ho detto prima? Ti ho promesso che sarei arrivato e che avrei portato il tuo incubo peggiore. Beh, io mantengo sempre le mie promesse. Sono questi i suoi incubi peggiori, le mascotte. I soldatini. Allora non sono i nostri incubi peggiori, sono i suoi incubi peggiori. Questo non è chiaro. Perché sembrava più che altro l'incubo di Doug. Sembrava tutto fatto sulla memoria di Doug. Non toccarmi! Non sei felice di vedere? Tua figlia, ha detto? Ha detto sua figlia? Ti ha fatto male, Beers? Avresti dovuto dirlo nella mia stanza. Anche se non mi dispiace per niente. Beh, ma questo va bene. Una scusa non ti salverà. Aiuterò paparino a farti a pezzi. Pezzo dopo pezzo. Sarà molto divertente. Oh, vedo che anche il mio amico è qua. Ciao. Era necessario. Ho dovuto farlo. Oh sì, ed è stato bello. Mi sono divertito nel tuo piccolo giochetto. Molto male che è stato facile. Mostrare al tuo posto. Posso distruggere i suoi piedi, sì. Accoltellarla. Certo, tesoro. Ci sarà molto tempo per farlo, ma prima prendiamo quello per cui siamo venuti. Oh, eccolo qui. Io mi porterò questo dietro di me, con me. Tu, demone schifoso. Quello è mio. Se vuoi vederli di nuovo, vai e fermalo. Ok, li ha rubati tutti. No, sono miei. Questa non è finita, Malak. Non ti lascerò terminare. Oddio, ancora che ti lamenti? Stai zitta e muori. Cosa combinerà? Tu credi di aver vinto, Malak? Credi di averli tutti? Ma quello che ho preso da te quel giorno. Cosa? Come l'hai trovato quello? Beh, io ce l'ho e ce l'avrò sempre. Sparisci. Cos'è quel pezzetto lì? Stai solo temporeggiando. Perché non potevi farlo prima questo, Beers? E tutti i pezzi dell'anello vengono con me. E prenderò anche il tuo pupazzetto con me. Oh, che c'è scritto? Fermati. Cos'è? Un orsacchiotto un pochino affabato. Sembra molto carino sto orsacchiotto. Ancora sotto la sua influenza. Ah, molto meglio. Lei non potrà interferire con noi qui. Niente più pause fortunate, mortali. Il destino finalmente è arrivato a te. Ora per riunirti alla tua famiglia. Permanentemente.
È la prima volta che sento la voce del nostro protagonista. Guardati un po' in giro. Sai almeno dove siamo? Voi mortali avete sempre creduto nell'esistenza del paradiso e dell'inferno. È un concetto piuttosto divertente. In realtà c'è una buia dimensione dove tutte le anime malvagie si riuniscono e fanno una guerra per diventare l'ultimo male. Questo posto è il mio reale. Sono reame, sono un posto, non sono un pezzo di questo posto. Tu hai distrutto i miei affari per tutto questo tempo, ma io non sono un demone normale. Per millenni ho cresciuto la mia armata e il mio potere, con tutti i rivali che ho fatto scomparire, tutte le anime dei mortali che ho acquisito. Potresti dire che il business ultimamente è esploso. Beers era una di quelle anime. Non ti ha mai detto la sua piccola storia, vero? Un centinaio di anni fa, Beers ha offerto la sua anima per me, a me. Voleva diventare una superstar, una strana richiesta, ma ho accettato lo stesso. Ma ho bisogno di un tributo da parte sua, una piccola offerta. Suo marito. Ho dato a Beers quello che voleva, ma quando sono venuto a raccogliere la sua anima, ha deciso di diventare molto divertente, molto carino. E pensavo di uscire dal suo contratto utilizzando quell'anello maledetto. Tuttavia, non sono diventato un malvagio abbassando la mia guardia. La sua piccola imboscata ha fallito. Ho distrutto l'anello e ho preso tutti i pezzi, ma non è bastato. Uno dei pezzi ha formato un legame con l'anima di Beers e l'ha usato per sigillarsi dentro quella piccola dimensione, dentro quella sua piccola dimensione personale. Come se quella piccola gabbia mi terrà fuori per sempre. In questo posto, avere il potere e tutti i pezzi dell'anello rubati non è un bel aspetto. Voi entrambi avete fatto sembrare debole e vulnerabile. Questo è molto male per il mio business. Ora è tempo di pagare il prezzo. Ora basta chiacchierare. Lei è pronta. Facciamo iniziare questa esecuzione. Che ne dici? Sono qui. Che dolce. Hai portato un nuovo compagno per i miei bambini per giocare? Sì, certo. Sono divertiti a giocare con i mortali. Oh, tanto. Saranno molto eccitati. Questo sembra piuttosto debole, tuttavia. Non molto vivo. Generalmente durano un pochino più a lungo quando combattono un pochino. Fortunato, mi dispiace che Luke e la sua band sono un pochino fatti trascinare. Non importa, caro Malak. Ti ho detto di non chiamarmi così. Lo sai che lo odio, ma a me piace. Quest'anima del mortale sarà un pochino più difficile da distruggere. La sua ora non è ancora arrivata. Ma so che ce la farai. Prendi il tuo tempo e fai un esempio di lui. Come desideri, caro Malak. Raccoglietelo, tesorucci miei, e portatelo dentro. No, lasciatemi andare. Metti il mortale nella cucina, per ora. Ora devo andare a fare una cosa molto urgente. Tutti i pezzi dell'anello sono al sicuro? Per ora? Certo, caro Malak. Sono al sicuro qui con me. Qualche ultima parola? Sembrano dei piccoli pagliaccetti, ma orso. Che mi hanno portato in cucina. Dove mi stanno portando? Cioè, sembra una casa gigantesca, ma dove mi stanno portando? No, un altro. Che carini. E mi hanno portato qui. Uno, due, tre. No, non è ancora ora. Ti aiuterò. Ti aiuterò. Scappa. Chi è? Chi è? Ha arrostito tutti gli orsacchiotti! Oh mio Dio! Però, come vi dicevo, credo che ci siamo dilungati un po' troppo. Vi ringrazio per aver guardato fin qui, mi auguro di vedervi nella prossima puntata. Non dimenticate che siete migliori e vi auguro il meglio. Bella bella!